Meno due giorni al ritorno in campo per il Pescara che sabato alle 14.30 ospita l'Aquila Montevarchi con il chiaro intento di iniziare di slancio gli impegni del 2022 e porre le basi ad una seconda parte della stagione più foriera di risultati positivi. Sulla carta un match tutt'altro che proibitivo, ma nel girone d'andata spesso in queste partite il Delfino ha faticato, vedasi Olbia e Fermana, o non ha vinto, vedasi Viterbese, Vispesaro, Lucchese. Se la squadra ha appreso la lezione ed ha una migliore identità, lo si inizierà a capire proprio dal match di dopodomani, che non dovrebbe essere in discussione. A inizio settimana nel gruppo squadra dei toscani sono state riscontrate 4 positività. Nel giro di tamponi di ieri il numero non è cresciuto e il focolaio è stato forse arrestato. Il nuovo protocollo fissa nel superamento del limite del 35% dei positivi su una lista dei 25 il presupposto per richiedere il rinvio e quindi almeno 9 calciatori. Il tecnico Gaetano Oteri dovrà rinunciare agli squalificati Pompetti e Janes. Al posto del giovane centrocampista potrebbe toccare al neoacquisto Carlo Derisio, che negli ultimi 10 giorni è stato quasi sistematicamente provato al fianco di Diambo, con Memushai pronto a subentrare nella ripresa. Derisio sta bene, ma ha giocato appena 7 minuti in campionato a Bari nella prima parte di stagione e non gioca titolare dalla gara di playoff di Salò dello scorso 23 maggio. Una staffetta è presumibile. In porta tornerà Sorrentino, in difesa spazio a Ingrosso, che completerà il trio con Drudi e il giovane Veroli. Sulle corsie Cancellotti e Rasi sono in vantaggio su Zappella e Nzita, in avanti sicuri Dursi e Ferrari, dubbi sulla destra con Clemenza non al 100%, Chiarella non pronto per altri problemi alla spalla. Auteri potrebbe prendere un rischio lanciando il 2005 delle Monache oppure affidandosi a uno tra Rauti e De Marchi. Una formazione comunque giovane, in coerenza con la linea più verde voluta dal club dopo l'addio al primo posto, una linea che non solo sta portando risultati migliori, ma che ha permesso alla società di introitare oltre 60.000 euro nella terza tranche del minutaggio dopo lo zero delle prime due. Entrate arrivate in concomitanza con il lancio tra i titolari del 2003 Veroli, del 2002 Sorrentino, del 99 Rasi, le cui presenze si sommano a quella di Pompetti, 2000. Fattori che hanno consentito di superare sempre ampiamente il muro dei 270 minuti a partita da rispettare per l'accreditamento dei contributi. Sul fronte mercato il Pescara si appresta a mettere sotto contratto il giovane catalano di origine turca Arman Lascano Selic, che ha convinto staff tecnico e dirigenza nei 20 giorni di prova. Il Pescara continua a seguire l'attaccante Jacopo Cernigoi in uscita dal Seregno, ma operazioni come queste sono sempre bloccate dalle mancate uscite e allo stato non si registrano progressi per i vari Galano, Rizzo e Marilungo, che continuano ad allenarsi a parte.